Io mi ricordo quando ero piccolo, mi piaceva tanto giocare, ma tanto. Si giocava a un 2-3 stella o a quello a campana, no? Quello che si scriveva per terra con il gessetto. Si giocava a nascondino. Giochi semplici fatti sul momento erano i giochi più divertenti. Oggi anche si gioca, sì, anche quelli di 24 anni giocano. E sapete che gioco fanno? Perché così è stato definito dalla madre di questo ragazzo di 24 anni. Un gioco è stato definito, sì. Oggi un gioco è ficcare un compressore su per il culo a una persona. Avete capito? Oggi questi sono i giochi. Mettere nel culo di un bambino di 14 anni un compressore, fargli schioppare l'intestino. Oh, i giochi di oggi sì che sono fighi. Bene, io dico a questa signora che ha detto che questo è stato solo un gioco, un gesto banale. Io ti dico, sei una persona di merda, con un figlio di merda, una famiglia omertosa di merda. E per colpa di tuo figlio, quel povero deficiente di tuo figlio che nella vita non vale un cazzo. Quel bambino di 14 anni è in ospedale a soffrire, aveva la vita compromessa per sempre. Per un gioco. Famiglia di merda. E questo non è solo una situazione. No, te lo giuro, mi avveleno. Non è una situazione isolata, no, non è una situazione isolata, no. Questo è l'esempio del paese di merda che stiamo diventando, veramente. Siamo un paese di merda, con gente di merda. Quello lo dovete prendere, mettere in galera e buttare la chiave. E a me non me ne frega un. Io voglio che condividete questo video, se lo pensate, su tutte le bacheche d'Italia. Voglio che arrivi a Napoli, lo deve vedere pure sta persona e denunciami. Perché a me da essere denunciato dalla merda non me ne frega un cazzo, perché merda sei, merda rimani, te, tuo figlio e tutta la tua famiglia. L'immortacci vostra. Basta, ciao.